tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, ancora oggi nuovità su cose belle interessanti per quanto riguarda Fortnite. Perché ragazzi? Ah, perché brulichiamo! Ragazzi, è in arrivo la patch 3.4 di Fortnite. Ci sono un bel po' di cose, ragazzi, che verranno fissate per quanto riguarda i bug nel gioco e tra poco andremo a vederle tutte. Infatti, ragazzi, oramai c'è da dire che Fortnite non è che è diventato adesso solo il videogioco più popolare nella cultura attuale degli FPS e dei videogame in generale, ma sta diventando un vero e proprio elemento di cultura. Ci sono tantissime situazioni nel mondo che vedono presi delle parti di Fortnite. Gente che impazzisce, gente che gioca tutto il giorno, personaggi famosi, streamer, c'è veramente un business incredibile che ruota attorno a questo videogioco. E per questo, ragazzi, gli sviluppatori di Epic Games ci tengono a dire che stanno davvero lavorando con una costanza incredibile per la miglioria del gioco in sé e la sistemazione di tutti quei piccoli problemi che possono sopraggiungere anche e soprattutto nella nuova versione mobile, quella che conoscete benissimo, disponibile solo per iOS. Comunque, ragazzi, come dicevamo all'inizio, Fortnite purtroppo non è esente da bug. Ci sono ancora delle cose che vanno sistemate e quindi, ragazzi, ci viene detto che nell'aggiornamento 3.4.0 ci saranno quattro aggiornamenti importanti, quattro correzioni importanti che sono le principali. Quindi non è praticamente che la punta dell'iceberg di quello che verrà introdotto, anche perché, ragazzi, adesso che hanno tolto da un paio di giorni la Blitz Mode, tutti ci aspettiamo che inseriscano un'altra modalità abbastanza interessante che vari anche il gioco. Abbiamo visto la 20 vs 20, bellissima, abbiamo visto la 50 vs 50, adesso la Blitz Mode, vediamo che cosa ci serverà il futuro. Per quanto riguarda invece, ragazzi, appunto queste correzioni, partiamo subito da una correzione importante fatta sui dispositivi mobili, quindi su Fortnite Mobile. Hanno risolto il problema del gameplay, che praticamente cosa succedeva? Quando noi miravamo con il nostro dispositivo mobile, molte volte non era possibile sparare contemporaneamente, e lo stesso problema si trovava anche quando dovevamo aprire dei bauli. Quindi hanno risolto il problema, probabilmente il double touch non veniva riconosciuto bene sul dispositivo e quindi dava abbastanza difficoltà all'utente a fare una partita fluida oppure un'apertura di chest veloce qualora dovesse esserne necessaria la cosa. Mentre per quanto riguarda, ragazzi, il gioco normale, il nostro Fortnite normale, hanno sistemato, o meglio, hanno aumentato il danno inflitto da alcune armi a distanza ravvicinata. Se ne parlava anche, ragazzi, in chat durante le live che facciamo assieme di Fortnite. Alcuni dicevano: Max Shooter, non ti sembra, mi ricordo questo, che ad esempio un pompa del nonno verde, più che togliere 95, dovrebbe fare un one shot se presi a distanza ravvicinata? E io avevo detto: effettivamente è un pochettino inutile che un fucile a pompa che già fai fatica ad usare faccia un danno e non vada a one shottare un giocatore se lo trovi davanti. Ovviamente parliamo di un giocatore senza shield. Beh,
da questo aggiornamento, ragazzi, verranno aumentati i danni di alcune armi che quindi potranno andare a one-shottare i giocatori avversari, ovviamente se presi a distanza ravvicinata. Non ci vengono purtroppo ancora dette quali sono le armi che verranno livellate. C'è anche un'altra novità abbastanza interessante per quanto riguarda il team, le partite a squadra, diciamo, credo anche a coppie, loro non lo hanno specificato, ma credo sia così. Allora, quando vengono noccati i nostri giocatori, quindi non vengono killati ma vengono solamente buttati a terra, quando sei in quella fase praticamente che non puoi più tirarti su, adesso verranno contrassegnati a schermo con un'icona molto più definita, in modo che riusciremo subito a individuare dove siano. Probabilmente ci verranno segnalati bene, meglio anche in mappa, e quindi sarà più facile per il giocatore che è rimasto in piedi andare a salvare il suo compagno di squadra e quindi evitare di giocare in svantaggio per tutto il resto della partita. E poi ragazzi, per la felicità di molti di voi, io sono arrivato un po' tardi, l'ho vista poco, quindi non vedo l'ora di rivederla ancora in azione. Verrà, e questo è praticamente ufficializzato, verrà reinserita la Boogie Bomb, ragazzi. Non so se vi ricordate quel video che avevo pubblicato un po' di giorni fa, dove si vedeva palesemente il bug che c'era della bomba ballerina, che praticamente dava la possibilità al giocatore di avere nel suo inventario tutte le armi che voleva. Ecco, il bug è stato fissato, la bomba ballerina riverrà aggiunta nella patch 3.4.0. Questi, ragazzi, erano solo degli elementi che sono appena usciti, roba da fresca, ragazzi, non lo sa ancora nessuno. Quindi, ragazzi, state qua, mi raccomando, seguite il canale, perché appena arriveranno altre informazioni sugli aggiornamenti che verranno pubblicati con la nuova patch, ovviamente io ve lo dirò. Vi ricordo anche, ragazzi, che c'è un mega contest. Se entro stasera arriviamo a 9.000 iscritti, uno di voi si porterà a casa lo starter pack. Ve lo offro io. Io vi ricordo, ragazzi, di lasciare un bel like se vi è piaciuto questo video e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Noi ci vediamo in live. Ciao!